Attenzione! Il video che state per vedere contiene immagini, informazioni e scene disturbanti. Si raccomanda la visione a un pubblico con le palle. Sconsigliato alle donne incinta, anziani e alle ciccione che non hanno ancora digerito il polpettone di ieri sera. Buona visione! Mi annoiavo, ero sempre annoiato. Quindi, quando trovai il mio vecchio Nintendo DS, ne fui abbastanza contento. Inserita nel Nintendo, c'era una schedina R4, quelle che permettono di usare giochi scaricati da internet. Decisi subito di scaricare una ROM di Pokémon, dato che da piccolo amavo quella serie. Dopo ore e ore di ricerca incessante su internet, riuscì a trovare e scaricare una delle prime versioni di Pokémon per Nintendo DS, Pokémon Perla. La spostai subito sull'SD dell'R4 e, abbastanza contento di aver finalmente qualcosa da fare, avviai il gioco con l'immancabile pulsante A. Il gioco si avviò normalmente e iniziai la monotona conversazione con il professore di turno, Rowan. Risposi alle classiche domande e fui catapultato in camera, come al solito. Il gioco continuò e davanti alle tre sfere rosse e bianche scelsi Chimchar, la scimmietta di tipo fuoco. Ripeto, ero molto annoiato e questo spiega cosa feci subito dopo e di cui mi pento. Misi trucchi. Questo avrebbe reso tutto ancora più divertente. Non avrei mai perso. E scelsi fra i tanti quelli più classici. Infinite caramelle rare, Master Ball e soldi. E inoltre, modifichi i Pokémon selvatici e aggiunsi alla squadra tre dei miei Pokémon preferiti. Arceus, Ditto e Eevee. Soddisfatto, riattivai il gioco. Controllai la mia squadra, ma con mia grande sorpresa, i tre Pokémon che avevo catturato non c'erano. Provai a vedere se erano finiti nel box del computer, ma era vuoto. Riaprii la squadra e provai ad aprire lo spazio vuoto dove prima c'era Ditto. E con mia grande sorpresa, si aprì. Era tutto vuoto, ma nel rettangolo dove di solito c'è la descrizione del Pokémon, era apparsa una scritta. Ditto è scappato. Non voleva stare con te. Aprì anche le altre due e le scritte erano identiche, a parte il nome del Pokémon. Aprì la scheda di Chimchar. Lo sprite del piccolo Pokémon sembrava triste. Provai a schiacciare B per uscire, ma non successe nulla. Poi mi accorsi che la scritta della descrizione era cambiata. Perché non posso scappare anch'io? Perché mi viene imposto un allenatore che non voglio? Vai a schiacciare B. E stavolta riuscii ad uscire dal menu. Leggermente spaventato, ritornai sulla scheda di Chimchar. Era tutto normale. Tirai un sospiro di sollievo, ma mio malgrado, sorrisi. Dopo tutta quella noia, l'anomalia del gioco mi stava eccitando parecchio. Decisi di provocare un'altra reazione. Usai le caramelle rare e feci arrivare il Pokémon a livello 12. Ne usai altre due e partì il video dell'evoluzione. Apparve Chimchar. Aveva un'espressione triste e piangeva. Ma, invece di evolversi, apparve una scritta. Chimchar si è rifiutato di evolversi. Curioso, entrai nel menu e aprì la scheda del Pokémon. Stavolta aveva una faccia contratta, come se stesse soffrendo. E anche stavolta, nel solito posto, c'era una scritta diversa. Perché mi fai questo? La scritta scomparve, seguita da un'altra. Perché mi fai del male? Io non conto nulla. Sono solo un oggetto su cui sfogare la tua noia. Sono solo una creazione, una pedina del gioco. No, ti sbagli. Ho un'anima, ho dei sentimenti, ho volontà, non voglio soffrire. Io ti odio. Ho deciso che non voglio obbedirti. Non voglio obbedire al gioco. Non mi evolverò anche se questo comporterà la mia morte.
Le mie forze sono allo stremo perché mi sto ponendo al gioco. Ma sono felice. Una volta morto, sarò finalmente libero. Mi ricorderò di te. Temimi. Lo schermo divenne nero e sentì il verso di Cincer distorto, morente. La console si spense da sola. Quando la riattivai, l'R4 era vuoto. Il gioco non c'era più. Risi. Era sicuramente la versione hackerata di qualche sadico che si attivava all'inserimento dei trucchi. Così pensai, fino a che non iniziarono a succedere cose molto strane. Tutte le notti iniziai a svegliarmi verso le 3 con il fiatone e il batticuore, senza ricordarmi cosa avessi sognato. Sentivo il verso agonizzante del Pokémon morente, come se qualcuno me lo stesse sussurrando nelle orecchie. Mi sembrava di vedere Cimcher, gli occhi vuoti e un ghigno maligno che mi fissava dietro alberi o case. All'inizio credetti che fosse tutto nella mia testa, che fossi semplicemente rimasto influenzato dal gioco. Ma ora è tutto diverso. Questi avvenimenti non hanno mai smesso e, anzi, sono aumentati di intensità. La notte non dormo più, sono sempre più stanco e stravolto. Sto impazzendo. Anche adesso, mentre sto qui a parlare davanti a questo computer, lui mi fissa divertito con i suoi occhi bianchi. Sta aspettando. Spero solo che dopo che lo farò, mi lascerà in pace. Dopo che la mia vita avrà fine. La corda intorno al mio collo sta iniziando a darmi fastidio. Presto la farò finita. Addio. Lui cade, sì.